Grande iniziativa, tutte le strade della nostra città oggi festeggiamo i ricercatori e la ricerca. E scriverò poesie d'amore soltanto per mia madre. Oggi è una giornata bellissima, si festeggiano i ricercatori. La ricerca è molto importante perché è sicuramente una delle attività istituzionali, ma come ben noto è uno dei nostri punti di forza. Recenti risultati di classifiche sia nazionali che internazionali ci pongono ai primi posti in Italia e in Europa su questo argomento. La ricerca è importante per tutti, la ricerca è sicuramente importante per noi. Sarà una giornata molto intensa con testimonial di eccezione, Staino, abbiamo Brunori, il cantante, e poi avremo più che altro spazio dato ai nostri ricercatori per far vedere sia il valore della ricerca di per sé, ma anche l'applicazione. Ora c'è un concetto di responsabilità scientifica, nel senso che noi vogliamo far vedere che siamo responsabili nei confronti del territorio. Anche per questo, perché siamo in grado di produrre ricerca, innovazione che aiuta a migliorare la vita dei cittadini, la vita delle comunità. Ok, un saluto a tutti da Dario Brunori, in arte Brunori SAS. Sono molto felice di essere qui a Siena, terra che mi ha ospitato per tanti anni. Voglio invitarvi allo studio, come potete vedere io sono un classico esempio di studente senese, ben riuscito, bello, brillante, intelligente, con grandi capacità non solo a livello linguistico ma anche economico e soprattutto modesto. Quindi volevo salutare tutti e volevo invitarvi a partecipare sempre numerosi a queste iniziative, soprattutto quando ci sono io, in maniera tale che io possa continuare la mia carriera, e quindi questo è un messaggio a scopo di lucro. Un saluto a tutti voi amici di Siena da Dario Brunori. Che la vita è proprio come te la immagini tu, a ciascuno la sua verità, la sua dose di fantasia. C'è chi odia la gente quando accende la TV, chi l'ha data via per niente, chi non ce la fa più, chi sorride alla morte in un giorno d'amore, chi sta in fila da anni, chi non può più aspettare tu. Aggrappato ad un angolo diciamo guardare questo mondo che si infiamma, che si abbraccia e si scatta. Ci sei tu, con il culo per terra e il morale a tenere sulla vita con un paio di pretese. La città di Siena partecipa molto volentieri a questa iniziativa perché noi crediamo fortemente nel rapporto fra università e comunità, studio e ricerca. Noi vorremmo che i nostri ragazzi, i nostri cervelli trovassero adeguata collocazione nel nostro paese. Uno dei punti centrali del progetto di Siena Capitale della Cultura è appunto quello di consentire ai ragazzi che studiano qua oppure sono laureati da altre parti e vengono qua di verificare se c'è la possibilità di trasformare le loro idee in attività imprenditoriali, quindi collegando l'attività di ricerca al riversamento concreto nel mondo dell'economia. Grazie di cuore, grazie mille.